rubato per sistemare la libreria, adesso mi aiuterà anche a fare un pack opening. Guarda la bella faccia. No, dai, scherzo, su. È super carina, vedi? Tutta sistemata. Non vorresti vedere quella faccia? No, 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 no. La scheda va bene. Fa male a me. Allora, iniziamo. Io sto con gli occhi chiusi, eh. Beh, le lucine mi ha di serio. No, le lucine non... ci sono gli spoiler dentro, non lo aprire. No. Cioè, te lo vedrai tutto, sicuramente. Certo, serve, vabbè, no, niente, vado avanti, non lo dico. Questa è la maglietta. Ma non c'è la cosa? Oh, ma c'è Totoro! È fuori dalla busta. È fuori dalla busta, così è. Non c'è la busta. Smettila di guardare le mie cose. La maglietta di Totoro! È gigante questa maglietta. Mi sta a 14 ore. Questa mi sta anche a me. È mia! Vabbè, ci dormirò con questa. Ma è bellissima! Cioè, tipo una tenda, però... Totoro lo adoro. Cioè, tutto ciò che è di mia, Zaki, io lo adoro. Ovviamente, avevamo qualche dubbio. Ti faccio soffrire. Mi fai soffrire? Perché c'è una cosa super figa? Due cose, tre cose super fighe. Addirittura tre? Sì, mi sono flashato. Ha sempre paura quando facciamo questo. Ah, la pin, la pin. Ebbene, guarda, sì. Guarda, è sempre la pin. Oh, guarda che meraviglia. Bellera. Adorabile questa. Ah, il tema è creatures, creature. Vediamo delle facce veramente devastate dopo la libreria. No, ci ha distrutto. La madre mi ha fatto il caffeino perché sennò non ce la facevo. No, io stavo morendo, guarda, ti giuro. Madonna, è meravigliosa questa. Aggiungerò la mia collezione infinita. Sei pronta? Sono perché pronta. Veramente sul serio. Sono pronta. No, si inizia da questo che è. Dai, 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 sono in hype, sono in hype. Cos'è, un puzzle? Ma è un puzzle di Rick e Morty! Ma c'hai un occhio da qualche parte, non lo vedo. Come hai fatto? Perché ho fatto tipo... Ah. Cos'era? No, è fighissimo il puzzle di Rick e Morty. Guarda, che bello. Sì, voglio vedere quando lo faccio sto coso, però... Però è una figata, 300 pezzi. Ma tu l'hai capito e buttarlo troppo così. Il mio caso sarebbe ganso, sarebbe ti do una testata, poi la cogliamo tutti, basta, non fa male la schiena. Ora te lo dico, non è un sacchetto. Secondo te io quando la faccio sta cosa? Vai, bravo. No, vabbè, magari lo farò un video dove fai il puzzle. Tre ore di video, sai, due palle. Madonna, sarebbe il puzzle più brutto del mondo, cioè il video più brutto del mondo. Allora. Ah, c'è anche per seguirlo su Instagram. Ah, vabbè, io in realtà Rick e Morty non sono una grande appassionata, ti dirò questa cosa. No, però è una cosa molto carina. No, è carina l'idea in realtà, perché non l'avevo mai aperto uno con un puzzle dentro. Carino. C'era un motivo, perché... Facciamocelo di domani, diciamo. Dai. Allora. Dai. Io, allora, sono una cosa... è di capo, sì. L'altro però me ne guarda un monte, mi guardano tutte e due. Ma non devono piacere a te, è roba mia! Questo lo rubo io. No, è roba mia. Dai, è roba mia. Me lo regalo. Col cazzo, ti ho offerto il pranzo. Vanino, è 4 ore mi sono spezzato la schiena. Cos'è sta roba? Non riesco a indovinare cosa possa essere. Sciaguatta. Si capisce. Allora, è una scatola di latta questa. Però non ho idea di cosa. Adesso lo faccio vedere a voi. Io non ho idea di cosa sia. Mi posso arrendere? Vuoi un aiutino? Sì. Ci sono delle cose dentro. Quelle! Allora, cose dentro. Aspetta, aspetta. Perché dai... Senti! Sì, senti! Sono carte! Oh! Vedi? Sono carte da gioco! Esatto! Oh mio Dio! No, vabbè, muoio. Fai vedere? No, sono mie. No, fai vedere. Sono mie, voglio vedere. Oh, accaduto. Ah, no. Sono mie. No, sono le carte da gioco dei Mangiamorte. Sono mie. Basta. Mi dà la soddisfazione a me di prima? Sì, sì, le apro, le apro. No. Con queste chiaramente nessuno ci può giocare. Non posso vederle. No, cadute. No. T'ho detto. Sarò. Figa. Cioè, già la scatolina è meravigliosa, guarda. Questo è spettacolare. Cioè, me la posso provare sul braccio.
sarebbe una cosa molto graziosa. La signorina alquanto graziosa, vai fuori, che bel tatuaggio. No, è una figata, questo è il Joker. Stupida videocamera. Questo è il Joker, guarda che bello. Bello davvero. No, l'art è veramente bellissimo. Beh, apri a questo punto. Infatti lo sto aprendo, sì. Fanno via una cosa inestimabile, tra 10 anni non balla più. Tanto Spock si butta di sotto prima o poi. Spock! No, vabbè, guarda come sono belle. No, vabbè, il disseccatore. Disseccatore? Allora, il Joker l'abbiamo visto. Poi c'è il disseccatore. Magari se non mi muori in video. Oppure sì, muori pure così facciamo le views. Ma anche no, insomma. Ma queste sono le carte. Due di cuori, coi teschi. Abbastanza impedante. Vabbè, qui ci sono tutti i teschietti. I cuori con i teschietti sono... Ah, no, vabbè. Il gobbo. Si dice c'è. Dappertutto. Solo a Firenze si dice gobbo? Sì. Solo in Toscana, forse. Regina. Questa è la regina sì, che cambia la maschera. Aiutatemi a trovare la differenza. Sì, lascia la bocca. Sì, ti la baralla. E poi c'è The King. Fantastico. Bel naso la chiamavano. Guarda che figo. Cioè, il nostro colui che non può essere nominato. Vabbè. Ah, vabbè, qui ci sono i nuovi disseccatori. E poi sono uguali. Soltanto che sono i picchi. Sì. Vediamo un po'. L'artwork è uguale poi. Totalmente identico. È uguale, non cambia nulla. Anche Voldemort è uguale. Però che fighe. Bello davvero. Ganzo, no, sono l'idea, l'idea di come fare non tanto le carte principali, visto il re e la regina, ma proprio come mettere. Ci sono le bacchette, sì, poi sì. Nel bordo sono bacchette, non so se si vede qualcosa. Sì. E poi dietro, vabbè, sono tutte nere così. Bello davvero, bello davvero. Vedete? Il mio tesoro! Maledetta! Stupidi! Bene, è finito, io vado a casa. No, ciao. No, tira fuori l'ultima. Non c'è più niente. Fede, no. Tira fuori il fanco, popò la figlia, forza. E questo io. Dimmi quanto vuoi. No, dammelo. Vabbè, non lo posso indovinare. So già che è un fanco popò dalla scatola. Però. Te l'ho detto, spettacolare. Oddio santo. Cioè a me bastava mi rilassero questo. No. È Venom vestito da Capitano America. È Capitano America con Venom. Ah beh dentro. Sì. Ma è bellissimo. Meraviglioso. No, ma è meraviglioso. Ma quando l'ho aperto ho detto no, lo lascio per ultimo, aspettate. Venomized Capitano America. Bubblehead, gli si muove anche la testa. Gli si muove anche la testa. Sì, guarda. Demente, guarda. No, è bellissimo, cioè tutto lo scudo vedi, con le cose nere è bellissimo, è fatto da vedere per bene. È mio. Devo toccare un po', vedi lo scudo. È mio. Con i pezzi di Venom sopra. Allora, mai. Ti chiamano un attimo. Le zampe. Adesso gira la scatola. Questo fallo te perché no, vorrei strappare tutto. Io cos'è un colpo? Magia del cinema. Allora, praticamente il risultato della boot box è questo. C'è tipo un polpo gigante sopra ed è vintage, veramente meraviglioso. C'è scritto boot box 2019 e poi c'è tutto il polpo che è veramente bella questa scatola. Allora, io credo che questa sia stata una delle box che ho aperto più belle. Forse una delle più belle, sì. Fino ad ora. Il tipo di scino. Io ci riprovo, non mi regali già. No. Bene, io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. C'è un gatto dietro. Se il video vi è piaciuto mettetemi un like, un commentino. E mettetelo, mi raccomando. Paurissima. E magari, non lo so, se vi è piaciuto lo rifaremo insieme. Dai. Vieni a trovarmi, volentieri. Così capisci. Così mi faccio altre 4 ore a spaccarmi tutto, però lo faccio volentieri. Dai. Va bene, grazie mille, ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao! Ciao!